Saluto a tutti i lettori di HD Blog, siamo qui a Barcellona, uno dei primi appuntamenti è quello con Acer che presenta due nuovi smartphone, Liquid E3 e Liquid Z4, due modelli, uno un po' più di fascia bassa e uno di fascia media. Partiamo subito dal E3. E3 che propone come caratteristiche, innanzitutto schermo HD, quindi 1280x720 pixel, 4.7 i pollici del display e un processore MediaTek classico tradizionale quad core 1.2 GHz, 1 GB di RAM, 13 megapixel per la fotocamera posteriore, 2 per quella anteriore e Android 4.2.2. Passiamo invece a Z4 che è un po' più economico, 99 euro il prezzo indicativo, non siamo sicuri della cifra ma si aggirerà intorno tra i 99 e i 119, 4 pollici, 800 pixel per 480, solo dual core da 1.3 GHz di frequenza, soliti 4 GB di memoria interna espandibile e 512 MB di RAM. Andiamo a vederli più da vicino, innanzitutto partiamo dal E3, vediamo subito l'interfaccia, la nuova interfaccia che Acer da questo modello e dallo Z4 ha proposto. Così è una funzione nuova che Acer ha introdotto è questa, diciamo, estetica che può, sfruttando l'accelerometro, variare l'interfaccia, ovviamente classico slide per sbloccare, nuova interfaccia che propone, oltre alla particolarità estetica, anche il multitasking, multi-windows. Sulla parte inferiore, utilizzando il tasto multi-windows appositamente introdotto su questo dispositivo, possiamo andare ad aprire le varie applicazioni, per esempio quella della mappa oppure quella della calcolatrice e via dicendo, insomma si possono spostare come abbiamo già visto anche su altri prodotti, ridurre icona o eventualmente chiudere. Sulla parte posteriore abbiamo visto la fotocamera ma c'è anche una zona sensibile al tocco che ci permetterà di sfruttare una serie di opzioni, ad esempio andandola a premere con una pressione premuta a lungo andremo ad attivare sulla parte anteriore la videocamera. In questo modo si può sia attivarla che scattare e eventualmente utilizzare anche la funzione raffica con 6 scatti consecutivi. Oltre all'interfaccia grafica abbiamo anche una nuova interfaccia per la fotocamera, quindi comparto multimediale, e soprattutto abbiamo la possibilità di utilizzare il flash sia per l'anteriore che per il posteriore, quindi flash davanti e flash dietro. Andando a vedere invece lo Z4, anche qui abbiamo la nuova interfaccia, ora, con le stesse funzionalità, ovviamente c'è una riduzione delle funzionalità multitasking per le dimensioni dello schermo, quindi avremo meno applicazioni da poter utilizzare in multi-windows. Anche in questo caso abbiamo il tasto sensibile al tocco, quindi stessa cosa, si va a tenere premuto e si attiva la fotocamera con la possibilità di andare ad effettuare la raffica. In questo caso le foto sono 4, sul modello più grande sono 6. Torniamo qui per farvi vedere un'altra funzionalità, ovvero quella telefonica. Quando noi andiamo a effettuare una chiamata, vediamo se riusciamo a farla. No, non riusciamo. Comunque, quando andiamo a effettuare una chiamata, si potrà attivare una multi-windows della chiamata in modo da poter continuare a utilizzare il telefono, chattare e mandare foto mentre andiamo a chiamare. Sulla parte superiore vediamo che c'è l'indicazione del segnale di due SIM, non siamo sicuri che in Italia uscirà un modello due SIM, comunque sicuramente sarà presente questa variante. Prezzo per le tre sono 199 euro e tra le altre caratteristiche abbiamo l'altoparlante in posizione anteriore, quindi in modo che quando noi andiamo ad appoggiarlo non venga coperta la mascherina dell'altoparlante e le caratteristiche tecniche di cui avevamo parlato prima. Quindi due modelli, uno di fascia media e uno di fascia bassa, le tre in particolare è molto leggero, 135 grammi, 8.5-8.9 mm di spessore, DTS lo possiamo vedere, quindi codifica Dolby integrata a livello software. Per il momento con questi due modelli è tutto, diamo un'occhiata rapida alla fluidità del sistema, il MediaTek si dimostra abbastanza capace di gestire l'interfaccia.
Chiudiamo parlando anche di KitKat. Non c'è stato dato un tempo per lo sviluppo, ma c'è stato detto che KitKat arriverà. Qui abbiamo la 4.2.2, ma in futuro potrebbe arrivare la nuova versione, anzi arriverà, non sappiamo i tempi. Con questo è tutto, con E3 e Z4, un saluto a tutti i lettori di HD Blog da Iron Man.